Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a riassumere due delle novità fiscali contenute nel DL 104-2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020, il cosiddetto decreto agosto. Allora, la prima novità è contenuta nell'articolo 97 e riguarda una ulteriore rateazione dei versamenti sospesi in fase di emergenza Covid. Cioè riguarda la riprogrammazione della scadenza dei versamenti tributari e contributivi sospesi in fase di emergenza Covid, ci si riferisce al versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali operate sui dipendenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Come sappiamo, il decreto cura e successivamente il decreto liquidità avevano prorogato questi versamenti al 30 di giugno. Successivamente anche il decreto rilancio, nella sua fase di conversione, aveva prorogato questi versamenti al 16 di settembre. Adesso il decreto agosto se ne occupa nuovamente, riprogrammando queste scadenze e, in questo caso, i versamenti potranno essere effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni in due tranche. Il primo 50% dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 16 di settembre oppure in quattro rate mensili a partire dal 16 di settembre e successivamente nei mesi successivi, 16 di ottobre, 16 di novembre e 16 di dicembre. Il restante 50% potrà essere versato sempre senza applicazione di interessi e di sanzioni a partire dal 16 di gennaio del 2021 in un massimo con un massimo di 24 rate mensili. Quindi si andrà a finire sicuramente al 2022. L'articolo 98 invece proroga il secondo acconto per i soggetti ISA. In particolare con questo articolo si prevede lo slittamento del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sul reddito e dell'IRAP dal 30 di novembre del 2020 al 30 di aprile del 2021. La possibilità di avere questa proroga, di avvalersi di questa proroga, è soggetta al possesso di due requisiti, uno soggettivo e l'altro oggettivo. Il requisito soggettivo riguarda tutti coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, gli ISA, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario ai sensi della legge 190 del 2014 oppure il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui al DL 98 del 2011. Quanto al requisito oggettivo, la proroga spetta a condizione che nel primo semestre del 2020 l'ammontare del fatturato sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si ricorda che la proroga interessa anche i soggetti che partecipano alle società, imprese o associazioni che devono dichiarare i redditi per trasparenza. Pertanto, solo come esempio non esaustivo, risultano beneficiati della proroga anche i soci delle società di persone e i componenti di associazioni tra artisti e professionisti, i soci, ad esempio, degli studi associati.